and for the rest of my life, I don't want to be with anyone but you. What are you doing? Until death do you part. I do. Well, maybe I wouldn't have to worry about other guys looking at you if you didn't dress like a whore. I just don't know what I would do if you were with anyone but me. Where you been? You look at me when I'm talking to you. Do you hear me? Look, I didn't want to do that. You just don't listen. Who's that? Hey. You sure you're okay? I'm fine. Who's gonna take you in but me? You will never see your son again. How about next time? I make sure you never leave the house again. Guess it's my lucky damn day. Look what I found under the bathroom sink. Tony, wait, just no, hold on! YWCA Hotline, how can I help you? Every day, 24,000 women are abused by someone they love. Just one phone call can help put a stop to it. C'è una radio che suona. Solo dopo un po' la sento. C'è qualcuno che canta. Sì, è una radio, musica leggera, cielo, stelle, cuore, amore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra. Con le mani tiene le mie forte, girandomela all'incontrario. La sinistra, in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è Mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Dio, che confusione. Come sono salita su questo camioncino? Ci sono venuta da sola, muovendo le gambe una dopo l'altra, dietro la loro spinta. O mi hanno caricata loro sollevandomi di peso. Non lo so. È il cuore che mi batte così forte contro le costole a impedirmi di ragionare. E il dolore alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Ma perché me la torcono tanto? Io non tanto nessun movimento, io sono come congelata. Ora quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena, si è messo più comodo, si è seduto. E mi tiene tra le sue gambe dal di dietro, come si faceva anni fa, quando si toglievano le tonsille ai bambini. È l'unica immagine che mi viene in mente. Ma perché mi stringe tanto? Io non mi muovo, io non urlo, sono senza voce. E perché la radio? E perché ora la parola l'hanno passata? Forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene ce ne sono altri tre, li guardo. Non c'è molta luce, neanche molto spazio, forse è per quello che mi tengono semidistesa. Li sento calmi, sicurissimi. Si accendono una sigaretta, fumano adesso. E perché mi tengono così? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Respiro fondo 2 o 3 volte, non mi snebbio, non capisco, ho solo paura. Ho il cuore che mi esce. Ora uno si muove, mi si avvicina, un altro si siede sul lato sinistro, uno si accuccia alla mia destra. Vedo il rosso delle sigarette, stanno aspirando forte, sono vicinissimi. Sì, sta per succedere qualche cosa, lo sento. Il primo che si era mosso mi si mette in ginocchio tra le gambe e me le divarica. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi sta dietro perché subito i suoi piedi si mettono sopra le mie gambe aperte per tenermele ferme. Io ho sui pantaloni. Perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Mi sento così a disagio, peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae un qualcosa che subito non riesco a individuare. È un calore. Prima tenue, poi più forte, sempre più forte sul seno sinistro, una punta di bruciore. Le sigarette sopra il golfo fino ad arrivare alla pelle. Io non so cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni, io non riesco a fare niente, né a gridare, né a piangere, mi sento come proiettata fuori, affacciata a una finestra, costretta a guardare qualcosa di orribile. Una sigaretta dietro l'altra, una sigaretta dietro l'altra. Il puzzo della lana bruciata deve disturbarli. Con una lametta mi tagliano il golfo davanti per il lungo. Mi tagliano anche il reggiseno. Mi tagliano anche la pelle. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Quello che mi sta inginocchiato tra le gambe ora mi prende i seni e piene mani, le sento gelide sulle bruciature. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando, lo sento che si struscia contro la mia schiena. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi. Una scarpa sola, una gamba sola.
Adesso uno mi entra dentro. Mi viene da vomitare. Calma, devo stare calma. Mi attacco ai rumori della città, mi attacco alle parole delle canzoni. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Non capisco niente, non so più nessuna parola, non conosco nessuna lingua, sono come di pietra. Una sigaretta dietro l'altra. Muoviti, puttana, devi farmi godere. È il turno del secondo. La lametta che è servita per tagliarmi il golf mi passa più volte sulla faccia. Non sento se mi taglia o no. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Il sangue mi cola dalle guance fin sulle orecchie. Ora è il turno del terzo. È orribile. È orribile sentirsi godere dentro nella pancia delle bestie orrende. Sto morendo. Fatemi scendere. Ci credono, non ci credono. Facciamola scendere. No, si vuole un ceffone tra di loro. Poi lentamente mi schiacciano una sigaretta sul collo qui. Fino a spegnerla. Ecco. Io lì credo di essere finalmente svenuta. Sento che mi stanno rivestendo. Quello che mi teneva alle spalle mi riveste con movimenti precisi, come fossi un bambino. Si lamenta. Si lamenta perché è l'unico che non abbia fatto l'amore. Pardon. Che non si sia aperto i pantaloni. Non sa come metterla con il mio golf tagliato. Mi infila i due lembi nei pantaloni, alza la cerniera, mi mette la giacca, spacca i miei occhiali. Il camioncino ferma giusto il tempo per farmi scendere e se ne va. Mi tengo la giacca chiusa sui seni nudi, è quasi scuro. Dove sono? Piante verde, sono al parco. Mi sento male. Nel senso che mi sento svenire, non solo per il dolore fisico, ma per lo schifo, per la rabbia, per l'umiliazione, per le mille sputate che mi sono presa nel cervello, per lo sperma che mi sento uscire. Appoggio la testa ad un albero, mi fanno male anche i capelli, certo me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi passo la mano sulla faccia sporca di sangue, alzo il bavero della giacca e cammino. Non so dove sbattere, non so dove andare, cammino, non so per quanto tempo. Poi, senza accorgermi, mi ritrovo davanti al palazzo della questura. Sto appoggiata al muro della casa di fronte. Guardo quel portone. Vedo la gente che va, che viene. Poliziotti in borghese, poliziotti in divisa. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi. Penso alle loro domande, penso alle loro facce, ai loro mezzi sorrisi. Penso, ci ripenso, poi mi decido. Torno a casa. Li denuncerò domani. Sara Bonfantoni ha interpretato Lo stupro, un testo scritto da Franca Rame. Il 9 marzo del 1973, a Milano, Franca Rame viene sequestrata da 5 uomini, violentata e seviziata per ore. Solo dopo 25 anni, a prescrizione intervenuta, si saprà quali erano i mandanti e gli esecutori. Il piano era stato suggerito ai militanti di estrema destra da due ufficiali dei carabinieri della caserma Pastrengo, allora comandata dal generale Palumbo, ex repubblichino di Salò, iscritto alla P2 di Licio Gelli, il quale, così come verrà riferito da testimoni, brindò a missione conclusa. Queste cose succedevano in Italia meno di 40 anni fa. Ma se l'obiettivo dell'operazione era quello di spezzare Franca Rame, essa fallì. Lo stupro subito divenne per lei l'occasione per un atto politico di denuncia della situazione vissuta dalle donne che subivano violenza. Ne fece un caso emblematico, senza dire che era proprio lei la vittima delle sevizie che le erano state fatte, raccontate nel monologo. Presentando il suo monologo scritto nel 75, riportava testualmente le frasi tratte dagli atti processuali dei processi di avvocati, poliziotti, medici e delle loro perizie. Lei ha goduto? Ha raggiunto l'orgasmo? Se sì, quante volte? Solo nel 1987 dichiarò in televisione che il suo monologo racconta ciò che ha subito davvero lei in prima persona quella notte. Quel monologo, inserito nello spettacolo suo di Dario Fo, Tutta casa, letto e chiesa, rappresentato nei teatri di tutta Italia, smosse le coscienze a partire da quella delle donne. E così nel 1979 sei registe realizzarono per la televisione il docufilm Processo per stupro,
andato in onda prima su Rai 3 e poi a grande richiesta in prima serata su Rai 1 con 9 milioni di spettatori. Essi poterono ascoltare dalla viva voce dell'avvocato di uno dei quattro imputati di stupro ai danni di una giovane ragazza ciò che in realtà moltissimi uomini e non solo pensavano senza confessarlo apertamente. La violenza c'è sempre stata. Avete voluto la parità? Avete voluto uscire da sole? Ecco, tutto questo non sarebbe avvenuto se la ragazza fosse rimasta a casa con la madre vicino al caminetto. Giuseppe Zampieri, avvocato. Un'ultima cosa da dire. Molti commentatori di allora e di adesso, a proposito dello stupro subito da Franca Rame, lo hanno spiegato con l'obiettivo di colpirla in quanto moglie di Dario Fo, in quanto appartenente a una coppia impegnata in Soccorso Rosso, e sul caso Pinelli. Franca Rame, come riconosceva la genialità impareggiabile di Dario Fo nell'arte teatrale, non aveva alcun atteggiamento ancillare nei confronti del marito e di chi che sia nella militanza politica e sociale. Ho avuto modo di conoscere personalmente Franca Rame nei primi anni Ottanta, quando chiedemmo a lei e a Dario Fo di appoggiare la lotta degli operai della Necchi contro la chiusura della sede di Napoli. Una lotta che come comitato politico di quartiere conducevamo con l'occupazione della filiale napoletana. Inaspettatamente vennero a Napoli e rimasero con noi 5 giorni ospiti degli operai. Ebbi modo così di vedere Franca Rame in azione. Era Franca a presiedere le conferenze stampa, a parlare con i giornalisti, a litigare con quelli che con ironia e doppi sensi cercavano di metterla in difficoltà. Lei, bella donna del Nord, che occupava una fabbrica con gli operai, a fraternizzare con le famiglie degli operai, mostrando una leadership straordinaria che si arricchiva nei gesti, nei sorrisi luminosissimi con il tocco della femminilità. Franca guardava tutti, uomini e donne, diritto negli occhi, con sicurezza e forza. E se lo sguardo che incontrava era di un uomo e non era limpido, allora costringeva quegli occhi ad abbassarsi. Questo suo essere donna autonoma e sicura di sé, simbolo di emancipazione e di protagonismo, era il vero obiettivo di quella notte del 73 a Milano. Io vi parlo di numeri, perché i numeri sono veri e sono agghiaccianti. In Italia il 20,2% delle donne in età tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica. Il 21% ha subito violenza sessuale. Il 5,4% ha subito le forme più gravi della violenza sessuale, come lo stupro e il tentato stupro. Il 13,6% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner. Il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner. Il 12,3% delle donne subiscono minacce. L'11,5% sono spintonate o strattonate. Il 7,3% sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi. Il 6,1% vengono colpite con oggetti che possono fare male. Ma c'è di peggio. 2 anni fa, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Istat ha pubblicato una serie di statistiche. Oltre ai dati sulle vittime di femminicidio, l'istituto presentava i risultati dell'indagine dal titolo Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale. Secondo questa rilevazione, una persona su quattro ritiene che un modo di vestire succinto possa provocare una violenza sessuale. Il 40% pensa che, se una donna lo vuole davvero, è in grado di sottrarsi ad un rapporto non consensuale. Il 15% crede che se una donna subisce uno stupro quando è ubriaca o drogata, sia in parte responsabile.
per il 10,3% della popolazione, spesso le accuse di violenza sessuale sono false. Per il 7,2%, di fronte ad una proposta sessuale, le donne spesso dicono di no, ma in realtà intendono sì. Per il 6,2%, le donne serie non vengono violentate. Le chiamano survivor, le sopravvissute. Ogni tanto tra ragazze capita che qualcuna racconti di quello strambo che l'ha fissata sull'autobus, o di quell'uomo in macchina che le ha suonato il clacson appena prima di arrivare, o quel tipo che ha schioccato le labbra per mandarle un bacio da lontano, proprio qui fuori dal locale. È capitato a tutte, capita quotidianamente, ad almeno una di noi. La cosa che fa paura è solo l'inizio, e siamo talmente tanto abituate che non sembra grave. E questa sensazione si allarga a macchia d'olio e disperde i confini. Quando diventa grave? Cosa può essere considerato anormale? Ogni tanto tra ragazze capita che qualcuna racconti di quel ragazzo che in discoteca le ha strappato via un bacio indesiderato, il caposala che si è nascosto dietro ad una battuta per darle una pacca un po' più giù, l'amico che l'ha vista ubriaca e si è spinto oltre. Lei quasi non se lo ricorda. È capitato a più di quelle che lo raccontano e capita più spesso di quanto lo vorrei. La questione del consenso diventa un tecnicismo, un ragionamento astratto, lontano. Si distorce e sembra quasi un complimento. Che fai, ti offendi? Era una battuta, un apprezzamento, un tuo amico. E non sembra grave. Ma quando diventa grave? Cosa può essere considerato offensivo, illecito, sbagliato? Ogni tanto, tra ragazze, capita che qualcuno non racconti di quella volta che si è svegliata in un letto che non riconosceva, con la sensazione di essere in un corpo che non le appartenesse, con difficoltà a muoversi e orientarsi. È capitato che diventi una confidenza, fugace, timida, sottovoce. Capita troppo spesso, perché una di noi è già una di troppo. La cosa che mi sorprende, nel raccontare ciò che è successo, si sminuisce, ci si allontana dalla gravità, celando il dolore, la paura, l'umiliazione provata quella volta. E nel sentire ciò che è successo, si percepisce la gravità, l'allucinazione, nell'ennesimo episodio nascosto nel buio. Nessuna di noi si sente una sopravvissuta, ci sembra tutto normale. E ci è capitato a tutte, e poteva capitarci di peggio. E prima di uscire chiamami, così ti faccio compagnia al telefono. E non tornare da sola, che è tardi. Non andare in vacanza con altre amiche, che è pericoloso. E fatti accompagnare da un ragazzo di cui ti fidi. Ma dimmi sempre dove sei. E non metterti quella maglietta, che è un invito. E non far vedere le cosce, che è tentazione. E mettiti dei pantaloni e la tuta nella borsa, che non si sa mai al ritorno. E non uscire col telefono carico, che altrimenti non puoi chiamare. No, come mai sei andata a quella festa? Perché ti sei ubriacata? Perché sei rimasta da sola? Non te l'hanno detto che dovevi stare attenta? Perché sei andata a ballare? Perché eri da sola di notte in quella strada buia? E perché dovevi proprio nascere donna? Mi hanno insegnato, senza saperlo, che una donna si dà solo per amore, che un uomo prende solo il suo piacere. E se una donna lo fa per suo piacere, è una donna di facili costumi. E se un uomo lo fa per amore, diventa preda molle della sua passione. Mi hanno insegnato, senza saperlo, che da una donna ci si aspetta un sì. Per lei son guai se dice no. Che a un uomo, amato o meno, tutto è dovuto. Mi hanno insegnato, senza saperlo, che una donna può morire d'amore, che un uomo può uccidere per amore. Non ho imparato nulla di tutto ciò, ma dentro me rimane l'ombra di un senso da me disconosciuto, imperturbabile presente ancora in troppi cuori. Guardo il tuo corpo e lo immagino tra 20 anni. Quando sarai così distante da me da non farmelo più accarezzare.
Ascolto le tue parole, già così competenti, e immagino di sentire i tuoi racconti quando non ci sarò più io a fare da scudo tra te e il mondo. Ti osservo e ho paura per te, più di quanto non ne abbia avuta per i tuoi fratelli. Eppure sei tu che mi hai insegnato a pretendere per me non meno di quello che avrei desiderato per te. Sei tu che hai cambiato il mio mondo nel momento preciso in cui sei nata, molto prima del termine stabilito, e con forza, con una forza dirompente, hai lottato da sola per la tua vita. Non smettere mai di farlo, amore mio, perché il mondo che ti lasciamo ha ancora tanto da cambiare. Non arrenderti mai alle parole e agli ostacoli contro cui ti scontrerai. Abbi sempre il coraggio di inseguire i tuoi sogni, per quanto incomprensibili possano apparire. Non ti sminuire e non accontentarti. Pretendi sempre più di quello che ti viene offerto. Ama sempre con cura e passione, ma solo chi è in grado di meritarselo. E se riceverai meno di quello che dai, allora non perdere tempo. Non ne vale la pena. Il tuo tempo è prezioso, non regalarlo. C'è solo una ragione per cui vale la pena affrontare tutto questo. L'amore. Cercalo in ogni passo, ma non illuderti mai di averlo già trovato. Capirai di essere felice quando non riuscirai più a muoverti da dove sei. E tutto quello di cui hai bisogno è il viso della persona che hai di fronte. Buona caccia al tesoro, piccola mia. Sei tu che scegli, tu che vinci. La violenza è mia madre che piange in silenzio, seduta su una sedia, mentre noi la guardiamo in silenzio, in piedi, attorno a lei. Mio padre se n'è andato di punto in bianco. Ci ha lasciato soli, è scappato, è fuggito. Non una parola. Non una spiegazione, nulla. Io ho 25 anni. Sono il maggiore di 4 fratelli. Il più piccolo ha 9 anni e mi guarda. Metto una mano sulla spalla di mia madre. Non so se per confortare me o lei, che sussurra a testa bassa. L'ho sempre amato. Lo amerò sempre. Here's your tea. Are you feeling a bit better? Not really, no. Okay, well, can you describe the man who mugged you? He was about 5'10", short dark hair. He put a knife to my throat and he demanded my phone and my watch. And were you wearing what you're wearing now? Sorry? Is this what you were wearing when it happened? Yes, but... You look quite provocatively wealthy. Look, I fail to see how what I wear has any... Well, just a bit of an invitation, isn't it? Like you're advertising it. Look. You seem distressed. I'm going to bring one of our counsellors in. This gentleman's a bit upset. He was mugged earlier. Oh, dear. Had you been drinking? Yes, because if you've had a drink, it can send out confusing signals. Lead somebody on with a nice suit and the phone, and then at the last minute say, I don't want to be mugged. He put a knife to my throat and he demanded my possessions. I mean... And you just gave them to him. Did you even scream? See, how is somebody to know that you don't enjoy handing over your possessions unless you make your intentions clear? No, I didn't scream. He had a knife. I was really scared. And we're very sympathetic, but I'm afraid you're going to have to accept some of the responsibility for this. Come in. Are you going to be much longer? I've got a gentleman out here who says he's been receiving abusive emails for months. Ask him what font he's been using. If it's something coquettish like Helvetica, then he's probably brought it on himself. Right, okay. Cercano prede facili. Fiori da recidere. Hanno mani adunche, come oscuri stregoni. Fingono sentimenti. Spacciano amori. Si fingono bonari, ma hanno anime nere. Nere come l'inferno, come le notti scure. Anfratti che dispensano paure. Amplessi che segnano come fossero lame. Chi ci crede è perduta, risucchiata in un vortice. Imprigionata nella vergogna, attanagliata dalla paura. Predatore è preda, carnefice e vittima. Quel che pareva amore è solo sesso feroce.
Ora sei una farfalla, trafitta da uno spillo. Ogni mossa ti provoca dolore. Il tuo corpo grida, la tua gola è serrata. Rimetti assieme i cocci, rattoppa la tua vita. Sai che ti puoi salvare, sai qual è la strada. Non si vive in eterna apnea. Risali in superficie, torna a cercare il sole. Ero vicino al lavello della cucina. Uno scatto sbagliato, un gomito fuori posto. E la teiera di porcellana che stavo per lavare cade. Il motivo giapponese del disegno si sbriciola come le foglie secche d'autunno. Maledetta teiera, penso. Usata 4 volte da quando l'ho ricevuta come regalo di nozze, 15 anni fa. Antonio mi vede raccogliere i cocci e i suoi occhi mi lanciano uno sguardo sprezzante. Mi ricorda che era un pegno ricevuto da sua madre, un oggetto di famiglia, a cui teneva molto. Sottolinea il mio continuo essere imbranata, mai attenta. Non che lo abbia mai visto bere il tè con gli amici o ricordarsi che in casa c'è un servizio pregiato. Prende svogliatamente lo stick di colla forte dalla mensola, il corpo rilassato, le braccia deboli, nessuna energia nell'azione. Lo lascia vicino alla pila di frantumi che ho composto nel tavolo. Alcuni raccontano ancora i lineamenti della teiera, qualche albero di ciliegio dipinto, intatto. Prova a ripararlo, mi dice, forse con un po' di colla nascondi i danni. Da bambina amavo i giochi a incastro, quasi sempre in legno. Mi piaceva sistemare tutti i pezzi per ridare armonia alla confusione. Forse anche per questo sono diventata architetto, per plasmare il nulla e renderlo vivo, utile. Nascondere i danni. Si pensa sempre sia un atto passivo, qualcosa che riesce senza sforzo. In realtà l'atto di celare comporta sacrifici, è come un castello di carte da rendere invisibile senza distruggerlo, senza che qualcuno si accorga che tutto è crollato. Tutti crollano e nascondono. L'uomo nel corso del tempo si è dato delle giustificazioni, si è inventato delle favole. Si vorrebbero aggiustare le crepe con l'oro, renderle belle e mostrarle al mondo, come fanno i giapponesi con la tecnica del kintsugi, ma è un'illusione. Tento con la colla, pezzo dopo pezzo, partendo dalla base. Ci vogliono ore di tentativi, ma sembra funzionare. Forse questa teiera non vedrà più una goccia di English breakfast, ma almeno farà la sua bella figura e potrà tornare a onorare mia suocera, al contrario di me. Ogni sua parola nei miei confronti è una condanna all'insoddisfazione, perché la casa non è sempre in ordine e la polvere ricopre i mobili. Perché suo figlio torna la sera dopo il lavoro e la cena non è ancora in tavola. Perché certi weekend sono costretta a passare sulla scrivania per un progetto. Un insieme di piccole azioni che mi allontanano dal suo ideale di moglie e madre. Il lavoro di restauro è riuscito. Un piccolo sorriso mi colora il volto. Non credo che Antonio tornerà a chiedermi del risultato. Potrei mostrarglielo con uno sguardo soddisfatto, ma confermerebbe il suo giudizio nel credermi molto egocentrica. Ripenso a quanto sia difficile avere delle soddisfazioni da parte di un uomo. Ho avuto il primo progetto solo dopo mesi dall'assunzione, non perché non fossi in grado di svolgerlo, ma perché i clienti preferivano un professionista maschio. Lei deve essere la segretaria, mi dicevano. Sono qui per parlare con il capo. Può parlare con me? Rispondevo, ho già collaborato a lavori di questo tipo. La loro risposta era un sorriso sadico, un giro di sguardi attorno alla mia gonna o alla giacca attillata, un mappamondo di informazioni esteriori, e tanto bastava, la segretaria. Nessuno ti rispetterà, se il rispetto non lo pretendi, questo mi ripeteva sempre mia madre. Era un mantra, ce lo faceva imparare a memoria per sentirlo dire anche a se stessa, quando mio padre decideva di aiutarla in casa e diceva «Ecco tesoro, ti ho lavato i piatti», sottinteso, «i tuoi piatti». Una chioma di capelli biondi si avvicina al tavolo della cucina. È Alice, con l'ossetto Ted al sicuro nell'incavo del braccio destro e i piedi scalzi. Dopo cena perderemo 10 minuti a trovare le sue pantofole, ne sono sicura, le lascia sempre disseminate per tutta la casa. Osserva scrupolosamente la teiera che ho riparato. I suoi occhi seguono il disegno sulla superficie, lo sguardo incantato.
Mi alzo per prendere un bicchiere d'acqua. Mi giro e vedo mia figlia giocare con la porcellana. Nemmeno il tempo di dirla attenta, mettila al suo posto, che le dita piccole e umide, sempre a metterle in bocca come fanno i bambini, non reggono bene la teiera e questa cade a terra. I frantumi, questa volta più piccoli, corrono lungo le mattonelle. Alice si nasconde dietro una sedia, rossa in viso dalla vergogna. Sa che potrei alzare la voce, probabilmente alle orecchie tese, ad aspettare un mio fiato, gli occhi già bagnati dalle lacrime. La rabbia mi colpisce all'inizio, ma mantengo la calma perché so che lei è solo una bambina e quella era solo una teiera. Antonio baderà poco a ciò che è rotto o aggiustato. Lo fa da anni. Soccorro Alice, la prendo in braccio per evitare che si tagli quei cocci. Nessuno ti rispetterà se il rispetto non lo pretendi, le dico, anche quando pensi di aver sbagliato, anche quando ti daranno la colpa per quello che era già rotto. Bene, ringraziamo le autrici che hanno letto questi brani e che adesso vorremmo andare a conoscere individualmente, partendo dalla prima, che è, ecco, Viola, se vuoi presentarti, Viola, ti chiami? Viola. Mi chiamo Viola Del Pinto e ho scritto il testo che si chiama Le sopravvissute. Ti ricordi quando è stato pubblicato nel blog Contame? Se no te lo dico io, il 29 novembre del 2020. Finché voi stavate leggendo abbiamo raccolto qualche domanda che ci è arrivata dal pubblico relativamente al tuo brano. La domanda è questa. Nel brano che hai scritto si sente paura, vergogna e rabbia. A quali altri stati d'animo le donne sono costrette a sopravvivere, secondo te? Credo la stanchezza che ti porta la sensazione di dover sempre stare a dimostrare qualcosa, a dimostrare quello che hai subito, quello che rischi, quello che vali, quello che puoi fare. Sempre un non arrivarci mai, un essere sempre, un partire dal presupposto che non parti al pari e quindi devi sempre stare lì pronta a dimostrare anche su queste tematiche in realtà del fatto che è vero che succede, che ha certo valore discuterne, parlarne, ti direi la stanchezza. Perfetto. Viola, ti ringrazio e speriamo di leggerti ancora su Contame, ok? Grazie, grazie molte. La seconda autrice che ha letto è Maria Ester. Maria Ester, Mastro Giovanni. Tu sei di dove, Maria Ester? Perché almeno diamo un po' una connotazione cosmopolita al nostro blog. Sì, io sono cosmopolita, nel senso sono un po' nomade. Sono nata a Napoli e poi ho vissuto molto a Catanzaro e ora da circa 30 anni, forse anche più, vivo a Bagnoripoli, vicino Firenze. E il brano che tu hai letto, che hai scritto, si intitola? Mi hanno insegnato. Ed è stato pubblicato su Contame il 25 aprile del 2021. La domanda che ti riguarda e che riguarda il tuo brano è questa. Tu, Maria Ester, parli di insegnamenti ricevuti dai quali non hai imparato nulla. Quali sono allora oggi gli insegnamenti giusti? E soprattutto, chi è che ha il compito di impartirli? Ma non è una domanda ovviamente facile. Io credo che quando nasce un bambino sicuramente si nutre dell'atmosfera familiare in primis. E di conseguenza la famiglia funge da mediazione di tutto quello che vive intorno a sé. Poi c'è la scuola e tutto il resto. Posso solo dire che tutto il resto conta moltissimo e tutto questo conta moltissimo come una sorta di imprinting, perché ci sono anche ricerche che parlano dell'autostima di bambini e bambine a partire dai 3 anni fino ai 18. E si vede come questa autostima nei bambini maschi, almeno questa è una ricerca di circa 20 anni fa, arriva a 18 anni ed è il doppio di quella delle bambine. Quindi cosa insegnare alle bambine?
Io dico semplicemente testimoniare al di là delle parole, perché i bambini assimilano più delle parole, che sono importanti, ma ciò che tu fai. E dunque i bambini, i ragazzi, chiunque, ciò che tu fai conta, e quindi testimoniare la propria, come dire, la propria libertà e di esserci, il proprio desiderio di esprimersi con autenticità e libertà. Questo, se si riesce a fare, vale più di tanti discorsi. Grazie molte. Grazie Maria Ester. E passiamo all'autrice successiva, che è Verena. Oh. E hai un cognome che abbiamo già sentito questa sera, tu, vero? Del Pinto. Bene. E puoi dirci il titolo del brano che hai letto e che hai scritto? Sì, sì. A mia figlia che ha cambiato il mondo e alle figlie di tutti noi. Pubblicato il 28 novembre 2020 nel nostro blog Contame. Ci arriva una domanda relativa al tuo brano, ed è questa. Tu, Verena, dici a tua figlia che l'amore è l'unica ragione per cui vale la pena di lottare. Non arrendersi, non accontentarsi. Ma se dovessi anche spiegarle qual è il prezzo che si paga per partecipare a questa caccia al tesoro, quali parole useresti? Direi che spesso è un prezzo altissimo, che ci lasci spesso il sangue, veramente, nel vero senso della parola, però che è l'unico motivo per cui vale la pena fare il viaggio. Se hai vissuto una vita e non hai mai conosciuto l'amore, hai vissuto a metà. Io penso che vale sempre la pena rischiare, mettere in discussione anche le certezze apparenti che uno ha costruito negli anni per la propria felicità. Questo è un insegnamento che, insomma, viene dal passato, ma che io ho recentemente messo in pratica anche per me, anche per la mia vita, quindi lo sento fortemente. Un po' come diceva Maria Ester, dobbiamo dare noi come genitori alle nostre figlie in particolar modo l'esempio giusto. Con la nostra vita più che con le nostre parole. Quindi sì, si paga spesso un prezzo molto alto, ma ne vale comunque la pena, sempre. Ti ringrazio moltissimo, grazie molte, e andiamo avanti con Angela. Ciao Angela. Ciao. Angela, di cognome Scaglione. Tu sei collegata da dove ci parli? Da Gallarate, Varese. Perfetto. Ma sono siciliana? Bene. Angela ci ha letto una poesia che si intitola? Anime nere. La poesia è stata pubblicata il 19 aprile del 2021 su Contame, e su questa poesia è arrivata questa domanda che ti leggo. Secondo te, Angela, è corretto affermare che ai predatori, alle anime nere di cui parli, ci si oppone facendo resistenza? Resistenza però intesa nel senso etimologico del termine, cioè la rivendicazione da parte delle donne del proprio diritto ad esistere. È un modo per opporsi a questi predatori, secondo te? Beh, opporsi fisicamente è quasi un eufemismo, perché a forza impari, ma opporsi sempre, sì, opporsi con tutti i mezzi possibili. Opporsi con la capacità di tutelarsi, perché purtroppo le donne si devono tutelare. Chi li tutela? Chi li difende? Una società che ha parecchi limiti, un modo di gestire la giustizia che spesso ci lascia sgomenti, diciamo così. Ecco, quindi ci dobbiamo tutelare. Dobbiamo cercare di cogliere quei segnali che ci possono, come dire, mettere al sicuro. Quindi la parola resistenza non è inappropriata, visto che l'abbiamo ricordata ieri. Una resistenza di carattere. Non dobbiamo rassegnarci ad essere vittime. Io ho un'età, ho due figli maschi, tre nipoti maschi, quindi ho, come dire, sono circondata da uomini adulti e uomini piccoli, ma che diventeranno uomini. Sono convinta che come donna, come mamma e come nonna, ho un compito
devo fare la mia parte. Come ho educato i figli a rispettare le donne. Noi non vogliamo essere messe su un piedistallo, non ci piace stare come oggettini. Noi vogliamo essere rispettate e quello ci è dovuto, noi non lo dobbiamo mendicare e neanche pretendere, ci è dovuto. Noi siamo l'altra metà del cielo, dice qualcuno, l'altra metà della coppia. No, non siamo metà, siamo l'intero. E come intero abbiamo il nostro posto e i nostri diritti. Quindi io li chiamo anime nere perché non è facile individuarle. E a volte sono anche affascinanti queste anime nere. Non ci dobbiamo cascare. Dobbiamo partire dal presupposto che ci dobbiamo amare prima noi e poi farci rispettare dagli altri. Poi cambiare la società è sempre stata una cosa ardua, ma non impossibile, dico io. Se pensiamo ai 50 anni fa, come eravamo, certo, abbiamo fatto passi da gigante. Bene. E possiamo fare tanti ancora. Però ognuno di noi deve fare la propria parte. Ti ringraziamo, Angela. Grazie molte. Grazie a voi. E chiudiamo con Giorgia. Buonasera a tutti. Ciao, Giorgia. Io sono di Montagnana. Quindi giochiamo più o meno in casa, giochiamo, no? Sì, dai, più o meno. La rappresentanza veneta c'è. Benissimo. Il brano che tu hai letto si intitola? Si chiama Frantumi. Il 25 novembre 2020. Io insisto con queste date non perché sia appassionato di numerologia, ma perché sono tutti brani che se le persone che sono presenti questa sera vogliono andarsi a rileggere, le possono cercare nel blog o per autore o per data, insomma si può risalire e si possono rileggere tranquillamente. Tra l'altro non so se siano state pubblicate o ripubblicati questi brani in questi giorni, ma è facilissimo andarli a recuperare. C'è una domanda anche relativa al tuo brano, Giorgia, ed è questa. Si fa riferimento alle ultime parole di quello che tu hai scritto. E le ultime parole sono queste. Nessuno ti rispetterà se il rispetto non lo pretendi, anche quando ti daranno la colpa per quello che era già rotto. Allora, in ogni riga di questo tuo brano, di questo tuo racconto, si respira un dolore potente, dolore che è soffocato e compresso, secondo me. Credo che si tratti di una situazione anche abbastanza frequente per quanto riguarda la vita di coppia. Secondo te una donna riesce con le sue sole forze ad uscire da una spirale così disperata? Perché non c'è rassegnazione qui? Secondo me c'è disperazione. Io credo che sia fondamentale avere delle persone accanto, uomini e donne si intende, perché non bisogna dimenticare che i compagni, i fratelli, i padri sono fondamentali sempre in qualsiasi situazione. Quindi come c'è una madre e una zia, ci può essere il padre e il fratello. E che sì, che appunto è fondamentale ripetersi di pretendere il rispetto a livello emotivo, a livello economico, tutto, nel senso che siamo uomini e donne, devono essere, come diceva Angela, due interi, due persone indipendenti, quindi cercare sempre l'indipendenza, e che si devono rispettare fra di loro, e quando una situazione non è più serena, bella, dove non c'è più oggettivamente quel rispetto che ci deve essere in una relazione, è necessario che se una persona non riesce a uscire da questa situazione, che ci sia anche chi sta vicino a lei, che non ci sia l'omertà e che non ci siano persone che voltano la faccia dall'altra parte. Perché penso che se tutti fossimo più attenti verso chi ci sta vicino, forse potremmo fare molto in tante situazioni. Grazie, grazie Giorgia. E noi ringraziamo davvero tanto Giorgia, e Viola, Maria Ester, Verena, Angela, per la verità delle parole che ci hanno letto e che potete rileggere
andando sul blog Contami. Abbiamo concluso questa parte di interviste, quindi proviamo a procedere. Lo spot pubblicitario riguarda gli affezionati a queste serate di Contame On Air, lo sanno, un'attività che Contame farà decollare a brevissimo e che si chiama La Casa delle Parole. Questo è il logo che ci è stato consegnato oggi dalla nostra preziosissima grafica, che tra l'altro è una delle autrici che ha appena letto. Grazie Verena, da parte dello staff di Contame. Vedete una casa ariosa, in movimento, finestre aperte, dove circolano le idee e soprattutto dove circola la passione. Noi vorremmo che fosse un luogo, ovviamente sarà un luogo virtuale, dove alcune persone esperte cercheranno di condividere non tanto la loro esperienza, ma la loro passione con i partecipanti a questi incontri. Trasferendo curiosità, trasferendo voglia di saperne un po' di più. Non saranno dei seminari, non saranno per il momento dei corsi di scrittura, saranno degli incontri di approfondimento per avvicinarsi ai temi più diversi legati alla parola scritta. I temi saranno la scrittura noir, la scrittura autobiografica, la poesia, il giornalismo online, il fantasy, il romanzo storico e molte altre cose. Programmi aggiornati relativamente alla Casa delle Parole saranno pubblicati nei nostri canali social, abbiamo Instagram, Facebook, eccetera. Bene, finito anche lo spot pubblicitario. Sì, ma la colpa non è mia, né di dov'ero né tantomeno di come ero vestita. Ma come eri vestita, scusa? Avevi bevuto? Eri da sola? Hai accettato l'invito da uno sconosciuto? Allora è colpa tua. Te la sei cercata? Basta. Troppo spesso e da troppo tempo capita che la donna che denuncia viene messa sul banco degli imputati. Per questo motivo, molte preferiscono non dirlo. È sempre visto con ostilità e con sospetto il fatto che una donna rifiuti il suo ruolo di oggetto, di vittima. Si liberi dalla vergogna e dal senso di colpa di aver subito violenza. È la cultura dello stupro. La violenza sessuale non c'entra niente con il desiderio, ma è espressione di possesso, potere, controllo su un altro corpo. Se dico no è no, se non dico sì è no. È ora di rimettere al centro il consenso espresso, la possibilità reale di agire e di scegliere liberamente in tutte le situazioni. Lo stupro non si misura con i lividi sul corpo. Sì, ma cosa hai fatto subito dopo questa presunta violenza? E dopo quanto ti sei deciso ad andare a denunciarla? Ci può volere tempo per riconoscere, per accettare e dire di aver subito violenza. La parola di chi denuncia merita rispetto e fiducia e non va messa in dubbio. Bravi, bravi. Dobbiamo dire, Ernesto, che metteremo in chat sia questo corale, sia il documento delle 120 donne che sono state uccise nel 2020. Dico bene, Ernesto? Sì, e aggiungiamo in chat proprio questo, sì. Allora, il titolo esatto è questo. Intanto lo aggiungo, eccolo qua. Allora, in chat, per chi vuole, la possibilità, l'ho inserito adesso, di scaricare un documento che si intitola Abbiamo un piano. Ed è il piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. È stato redatto da Non Una di Meno, che è un'associazione che probabilmente molti di voi conosceranno. Nella corale avrete notato che si era inserito un volto nuovo,
anche se non è nuovo per gli affezionati delle puntate di Contami on Air, perché lo stesso Volto ha recitato una poesia in romanesco nella puntata dei dialetti. È il Volto di Danilo Meriano, attore, regista, sceneggiatore teatrale e radiofonico, grande cabarettista, così mi confermano tutti coloro che lo hanno visto all'opera, che nel 2010 fonda il Piccolo Teatro Romano per salvaguardare l'espressione artistica romana in tutte le sue forme. Mi hanno detto che i suoi colleghi lo chiamano il Robin Williams italiano. E poi soprattutto è un amico, Danilo Meriano. Buonasera a tutti, buonasera, spero mi sentate bene. Sì, tutto a posto per Luigi, tecnicamente ci siamo? Sì, ci siamo. Perfetto. Ti metto nelle mani di Ernesto. Ernesto, ciao, ciao Danilo. Ernesto, buonasera a tutti. Ciao Danilo. Pierluigi si è dimenticato di dire una cosa presentandoti. Forse era davvero felice di presentarti e gli è passato di mente. No, tra l'altro io ringrazio le bellissime parole, insomma, magari un pezzettino di verità che c'era in quelle parole si potesse realizzare su Williams. Quindi... Adesso ne parliamo. No, la cosa che ci siamo dimenticati di dire è che averti ospite ha un senso, perché con i piccoli mezzi che ha a disposizione Contame cerca di sensibilizzare chi legge le pagine di Contame al problema dei teatri chiusi da troppo tempo. Quindi ad ogni puntata delle nostre serate, ad ogni puntata di questa non trasmissione o non luogo, noi cerchiamo di avere come ospite un attore, preferibilmente un professionista, al quale parlare, al quale esprimere la nostra solidarietà, garantendogli anche l'impegno per sensibilizzare l'opinione pubblica, come possiamo far noi, ai problemi del teatro, dello spettacolo in genere. Però io devo farti un'intervista, Danilo, tu sei pronto? Addirittura, oh mio Dio. siamo pronti. No, due cose così. Importante, quindi, sì. Ascolta. Tutto vostro, dimmi Ernesto. Bene, allora, tu sai che i teatri sono chiusi da più di un anno. E me ne sono accorto, sì, accorto un po' tutti. Mesi e mesi senza spettacoli, senza contatto con il pubblico, senza applausi, senza lavoro soprattutto per voi. No. Ma a che punto sono in questo momento le compagnie teatrali piccole e grandi? Cioè, tu riesci a dirci in due parole qual è lo stato d'animo degli attori, dei registi, dei tecnici che girano? E soprattutto, quali sono le prospettive future e le possibili soluzioni per tornare a far vivere questi spazi? Allora, intanto vi ringrazio tutti quanti, ringrazio l'Internet, insomma. E il momento del teatro, io sono cresciuto... sono del 73, la classe del 73, e quindi ho iniziato a studiare teatro fortunatamente negli anni 90, e già negli anni 90 si diceva che il teatro era morto. Piano piano ci stiamo avvicinando che purtroppo sta succedendo questo. In realtà ho imparato tra i tanti miei anni, tanti miei studi, il fatto anche di non adagiarsi su determinate cose. Ad esempio potrebbe essere l'aiuto delle istituzioni. C'è stata una bellissima intervista in Propaganda di Antonio Rezza che diceva che le istituzioni dovrebbero relazionarsi di più con gli artisti riconosciuti, naturalmente. Però questo non è mai accaduto. E sposo l'idea di Rezza di essere degli indipendenti. In realtà il momento è quello che è, e cercare di risollevarsi piano piano, cercando di lavorare con dei testi e aspettando purtroppo anche che lo Stato ci dia la possibilità di tornare in scena. Guarda, c'è un'intervista che io ho letto con moltissimo interesse recentemente, un'intervista che ha rilasciato Daniele Russo, che è il direttore artistico del Teatro Bellini. Sì. E dice testualmente queste parole, dice: dobbiamo riflettere, ripensare totalmente ad un teatro nuovo per ricominciare, a partire dal rapporto con il pubblico. Il teatro deve parlare a tutti, alla cittadinanza, deve diventare la casa di tutti e un punto di riferimento. Se così non succederà, questo anno di chiusura non sarà servito a nulla.
Tra l'altro, Russo dice cose che ha detto anche Dacis recentemente. Cosa ne pensi? C'è questo teatro aperto a tutte le ore del giorno e della notte che diventa spazio di tutti, usato da tutti, che viene fruito molto di più. Magari. Il problema fondamentale, non ne faccio un problema del teatro piccolo che spesso utilizziamo noi indipendenti qui a Roma, che comunque è anche privato, ma ne faccio che di un problema dei teatri comunali o dei teatri appunto nazionali che dovrebbero dare l'opportunità alle compagnie tutte di utilizzarlo veramente e non di trovare chissà perché sempre i soliti nomi, soprattutto in scena in determinati teatri. Chissà perché sono sempre gli stessi, non è possibile che non ci sono altri attori, altre compagnie che possono utilizzare gli stessi spazi, no. Siamo costretti, noi del teatro minore, a dover andare ad affittare per esempio uno spazio teatrale a Roma, piccolo o medio che sia, e quindi a autoconversionarci, ma è giusto che sia così. Però forse avere un po' più di libertà di utilizzare questi spazi. E soprattutto, torno a dire quello che diceva Rezza, il teatro è Dio, in più esiste, quindi effettivamente far toccare con mano la realtà teatrale a tutte le persone, certo. E cercare di utilizzare soprattutto un nuovo linguaggio, ad esempio cercare di utilizzare dei linguaggi che avvicinano di più i ragazzi giovani all'idea del teatro, perché non è cambiata da quando ero piccolo io. Se tu parli con dei giovani di oggi, ti continuano a dire ma il teatro è una palla perché non sono mai stato a teatro. E comunque c'è da avvicinarsi sicuramente alle nuove tecnologie, utilizzare nuove realtà, utilizzare il web per il teatro, che è tutt'altra cosa che in teatro. Un conto è vedere uno spettacolo dal vivo, un conto è vederlo sul video, sicuramente, ma cercare un sistema nuovo, perché comunque il futuro sarà anche quello. Certo, purtroppo, ma. Certo. Bene, noi ringraziamo Danilo. Io ringrazio voi, Roberto. Ti facciamo davvero di cuore tantissimi auguri, Danilo. Grazie. E se abbiamo bisogno di te, ti cerchiamo ancora. Noi ci siamo sempre. Perfetto. Siamo qua. Molto bene. Noi facciamo il tifo perché Danilo riapra il suo teatro e ricominci a lavorare con la sua compagnia. Vogliamo però che l'esperienza di teatro patologico non chiuda. Eccolo qui. Questa è una di quelle storie che contiene tante storie. Ecco. E ognuna merita di essere raccontata. Ciao a tutti dal vostro Dario D'Ambrosi, qui dal posto più magico d'Italia, che dico, del mondo, il teatro patologico, dove chiunque viene l'ha definito veramente un posto magico. Ma magico è quello che succederà il 2 di aprile su Rai 3. In prima serata alle 21:20 ci sarà questo film documentario straordinario, unico al mondo, L'Odissea di Domenico Iannaccone, con noi tutti del teatro patologico. L'Odissea, questo è lo spettacolo che voglio fare con i miei ragazzi. Perché? Guardate così! Perché mi guardate così? Io credo a loro perché capisco e conosco la loro forza, la loro genialità, la loro bravura. Mi raccomando, non dimenticate e promuovete. Fate veramente cambiare canale quella sera. Tutta Italia, dite sintonizzatevi su Rai 3. Alle 21:20, perché c'è qualche cosa che non rivedrete mai più. L'Odissea di Domenico Iannaccone, venerdì 2 aprile, Rai 3. Vi aspetto. Quello che vedrete sembra inventato, ma non è così. È tutto vero. L'Odissea, un film documentario di Domenico Iannaccone, tra fragilità e rinascita. Venerdì 2 aprile, alle 21:20, Rai 3. Ecco, ovviamente il 2 aprile è passato, l'Odissea di Domenico Iannaccone con teatro patologico, la potete vederlo su RaiPlay, c'è la possibilità di rivederlo. Teatro patologico rischia di chiudere, il Covid poi ovviamente ha fatto la sua. E noi abbiamo, non un accordo, ma ci siamo resi disponibili con teatro patologico di segnalare a tutte le persone che vedono le nostre serate, che incontriamo in queste situazioni così online,
di fare un'offerta. Basta entrare nel sito di Teatro Patologico, è www.teatropatologico.com. È possibile vedere le modalità di offerta, la causale, bastano anche poche lire, contame on air. E in questo modo cerchiamo che questa bellissima realtà non chiuda. Noi siamo arrivati alla fine, Pierluigi. Sì, dobbiamo dire il titolo della prossima trasmissione. Che sarà il 3 maggio. 3 maggio. Sarà lunedì prossimo. Sì. E il titolo sarà Contami il coronavirus, due punti, un anno dopo. E su questa... Aspetta un attimo. Niente, ho fatto una manovra sbagliata. Ok. Salutiamo tutti, ringraziamo. Il tono dell'incontro di questa sera è stato volutamente pacato. Serio? Serio? No, pacato. Io, secondo me il termine giusto è pacato e solenne, ma penso che il tema richiedeva anche un atteggiamento quantomeno di attenzione e di rispetto. Chiudiamo con questo video che non, per il quale non riusciamo ad augurarvi buonanotte, perché è un video un po' particolare, è la clip di un film. Però vi salutiamo comunque, vi ringraziamo di averci seguito fino a qua e ci auguriamo che ci siate anche la prossima settimana. Grazie a tutti, alle autrici, agli autori, a chi era dietro le quinte e che ci dava qualche segnale per la tecnologia. Grazie ancora, grazie a Danilo, bocca al lupo per tutto e buona serata. Mamma! Mamma! Aiuto! Aiuto! Rivederci amore.